Ciao a tutti Dreamers, miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me Pokémon. Oggi siamo qui su Adopt Me per parlare di scam. Come ben sapete, qui sul gioco ci sono davvero tanti scammer, ma quali sono i trucchi che stanno utilizzando di recente per scammarci? Lo scoprirete nel corso di questo video. Infatti siamo tornati qui su Adopt Me, mi sono connessa proprio prima, avevo già iniziato a registrare questo video, però poi ho cambiato idea, ho detto non ne registro un altro e ho iniziato a registrare questo qui degli scammer. Quindi mi sono già connessa per l'807esimo giorno. Ma mentre io vi dico a quante stelline sono, vi lancio una sfida. Scommetto che soltanto l'1% di voi riesce a mettere mi piace con gli occhi chiusi. Vediamo chi ci riesce. Ci siete riusciti? Fatemelo sapere con un bel commento. Scrivete: Franci, io sono riuscita a mettere mi piace. No, Franci, io non ci sono riuscita. Fatemelo sapere con un bel commento. Siamo a 406 stelline. Andiamo su chiudi e con noi c'è un Bat Dragon. Ma in realtà no. Volevo registrare, prima stavo registrando ragazzi, questo video. Trade, pallino. Mega! Dan dan dan. Però ce lo conserviamo per un prossimo giorno, perché appunto oggi parleremo di scam. Allora iniziamo ad andare al centro e vediamo com'è la situazione. Ho questo pallino mega perché Adopt Me me l'ha dato per appunto registrare questo video, per farvi capire se vale la pena o meno fare questo pet mega. E già vi posso dire che prima qualche offerta carina l'ho ricevuta, soltanto la chat sta avendo qualche problemino e quindi non ho più potuto registrare il video. Però pensandoci, mi sono ricordata ragazzi che voi nei commenti mi scrivete tantissimo: Franci, sono stato scammato, Franci, sono stata scammata, questa persona ha fatto questo, questa persona ha fatto quello. Quindi ho fatto un po' una mia ricerchina su Google e ho trovato tutti gli scam, tutti i recenti scam che le persone stanno utilizzando per scammare le persone. Quindi ho pensato, io adesso ve li faccio vedere questi scam, vi faccio leggere cosa fanno, vi spiego un po' che cosa fanno per scammare e così, se voi siete informati di questi scam, sarete più attenti, sarà più difficile per lo scammer, per il giocatore malvagio, scammarvi e scoprire appunto, e rubarvi appunto i pet, non scoprire. Riesco di prendere un secondo questi gingerbread, che poi ragazzi con questa ricerca ho trovato davvero, ma tanti tipi di scam e alcuni sono anche molto innovativi, cioè su alcuni mi sono trovata anche io ad assistere. Ma non avevo mai capito che effettivamente fossero scam. Quindi va bene che è stranissimo. Partiamo dallo scam numero 1, ragazzi. Ok, va bene, nel frattempo vediamo pure un po' che ci offrono. Ma ragazzi, allora, uno dei primi scam che sicuramente troverete... bella questa offerta, abbiamo ben 3 tacchini. Bella questa offerta. Chic. Wow. Nice offer. But no, thank you. Allora, vabbè, rimettiamoci lui, lo continuiamo a far crescere. Non lo so se mi è mai capitato quello scam che dice... questo in realtà me l'avete spiegato voi che era uno scam che io non avevo capito. Quello scam dove dicono trade Bat Dragon for Black Scooter. E poco dopo arriva un'altra persona che dice trade Black Scooter for Mega Neon Pets. Tu fai wow, io glieli do i Mega Neon Pet per avere il Bat Dragon. Fai lo scambio con il tipo ti dà il Black Skateboard, quel che non vale niente, che vale una ceppa lippa. E poi vado dalla persona contenta, guarda, ho il Black Scooter, mi dai il Bat Dragon? E lui se ne va dal server. Perché? Perché quello che diceva trade era tutto uno scam, era tutta un'organizzazione tra queste due persone per scammare, per dare, per prendersi i pet e dare qualcosa di davvero di non valore, prendendosi cose di valore. E questo è uno scam. Tra l'altro, ragazzi, questo non è nemmeno uno scam segnalabile, perché alla fine siete voi che gli avete dato di vostra spontanea volontà il pet al tipo. Quindi non è che loro ve li hanno rubati, glieli avete dati voi di vostra spontanea volontà e quindi non è che proprio ha funzionato. Cioè, non è che Adopt Me può farci qualcosa. Un altro scam che in tanti mi state segnalando è quello lì delle persone che all'improvviso tolgono i pet dal trade. Sfortunatamente non sono riuscita a trovare nessuna informazione riguardo questo tipo di trade, questo tipo di scam,
non ho trovato proprio nulla. E io in tutta sincerità non mi sono mai trovata ad assistere a suddetto scambio. Quindi, ragazzi, l'unica cosa che in questi casi si può fare è fare tipo il double check, cioè dovete controllare bene, 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 bene prima di fare qualsiasi scambio. Anche se finisce il tempo, prendetevi il tempo vostro per cliccare sul trade e vedere il pet. Che cos'è? Perché in questi casi succedono davvero anche tanti diversi scam. Adesso vi mostro le prove. Ah, ragazzi, e prima che mi dimentichi, alla fine di questo video dobbiamo salutare un dreamer di platino che si è abbonato. Iniziamo a darti un bacione. Allora, abbiamo 4 giorni fa Curious Ant ha pubblicato su Adopt Me Wiki due nuovi tipi di scam, anche se nei commenti dicono non sono propriamente nuovi, però vabbè, noi ce li leggiamo lo stesso così siamo informati. Esiste il primo tipo di scam, il The Fully Grown Pet Scam. Come ben sappiamo, i pet full grow valgono molto di più dei pet newborn, appena nati, perché sono già cresciuti e con 4 pet cresciuti al massimo possiamo fare il pet neon, oppure con 4 neon cresciuti al massimo possiamo fare il pet mega. Molte persone che cosa fanno? Cambiano il nome. Making neon last, ovvero facciamo, lo sto facendo neon, ultimo, aged full grow. Cioè, mettono il nome in modo che questa parte va giù, va da capo, e quindi tutti quanti leggono invecchiato fulgro. In quello originale c'è scritto age, però molte persone leggono fulgro e dicono ok, è il fulgro, gli do tantissimi pet perché così magari io gliene do 4 newborn, lui me ne dà uno fulgro e siamo tutti felici. Questo è uno scam perché poi magari andate a vedere e vi rendete conto che non è adulto, ma bensì è anche questo un appena nato. Double check, dovete controllare meglio. In realtà c'è questo secondo scam che è davvero interessante e questo in realtà l'ho letto ripetuto più volte. Il friend fake, l'amico fidato scam. Ci sarà questo scammer che dirà: "Oh, sto quittando da Adopt Me e vi do tutti i miei pet di valore, però prima vogliono che un vostro amico si unisca al server." Quando il vostro amico si unisce al server, inizia la parte 2 dello scam. Perché lo scammer vi dirà: dai i tuoi pet di valore al tuo amico. Noi vediamo che un nostro amico ha un nickname simile. Ce lo gli diamo i pet. Ma invece si va a scoprire che quello non è un nostro amico, questo anche me l'avete scritto in molti, quello non è un nostro amico, ma è qualcuno che ha copiato il nickname che gli somiglia tanto, gli ha copiato l'avatar del nostro amico e quindi noi non abbiamo dato i pet, le cose al nostro amico, ma le abbiamo date all'amico dello scammer. Ora, io per fare questa cosa mi sembra una cosa assurda, veramente proprio al di fuori del mondo. Infatti, qua se lo spiega meglio. Se voi state giocando con qualcuno e qualcun altro vi chiede di dare dei pet al vostro amico, dovete controllare 2 volte il nickname, perché può essere che sia lo scammer, l'altro account dello scammer, e in quel caso lo scammer vi ha rubato i pet. Cioè, questo modo di scammare è veramente strano e cioè significa che lo scammer ci ha impegnato un po', ci ha impiegato un po' per farlo, per trovare l'account, per fare l'avatar simile. Quindi dovete controllare sempre 2 volte il nickname della persona che fa del trade, ma soprattutto perché qualcuno che vuole regalarvi dei pet, tra tantissime virgolette, vi chiede prima una prova di fiducia di dare i vostri pet a qualcun altro. Cioè, già quando ci sta questa richiesta, dovete tirarvi indietro e dire: certo, guarda, mi sto proprio fidando. Ciao, bello. Un altro tipo di scam è quello, il trust trade. Per esempio, se qualcuno se qualcuno dice che hanno il pet di cui avete bisogno, dovete chiedergli: oh, mostrami che ce l'hai davvero il pet. Se si rifiutano, in realtà non ce l'hanno. Però a quel punto, comunque, a prescindere, chiunque vi dice: vai tu per prima, io non metto niente, tu metti un altro,
Io aggiungo dopo, non fidatevi, i trade si fanno insieme, niente trust trade, i trade si fanno uno con l'altro e dopo, dove io posso controllare effettivamente sullo schermo la situazione. Poi c'è quest'altro tipo di scam che è davvero molto molto carino. Ci sono le persone che fingono, non so perché è storta questa immagine, magari a schermo ve la sono riuscita a aggiustare, ma dicono ciao amati umani. La prima persona che dà a Egbert un neon riceverà un mega neon a sorpresa. Sbrigati prima che Egbert se ne vada. Cioè raga, assolutamente non è vera questa cosa. Ho premuto su qualcosa. Ma vi assicuro ragazzi che questo non è assolutamente vero. C'è un nuovo scam dove le persone si vestono come una roccia rinominata Egbert. Si siederanno a fianco a Santa, a Babbo Natale, e scriveranno dei messaggi come Egbert è spawnato e comparso vicino a Babbo Natale. Chi scambierà con Egbert un neon T-Rex prima per primo? Chi lo fa riceverà qualcosa di speciale. Ragazzi, questo è assolutamente finto, però io non l'ho mai vista questa. Ma voi vi è mai capitato di vedere questo scam di Egbert? Vi è mai capitato? E poi ragazzi c'è lo scam del Picador. Anche su questo scam io mi sono trovata diverse volte ad assistere. In questo scam le persone scrivono in chat ABC per giocare a Picador Game. Prendi, scegli una porta. Il costo per entrare in questo gioco e dare un leggendario o un neon, però se vinci io te lo ridò insieme al premio, dove diranno che il premio tipo un bat mega neon. Raga, non dovete assolutamente fidarvi di queste cose. Cioè, questi sono soltanto alcuni degli scam che esistono. Non fidatevi di questi Picador, non fidatevi di nessuno, ragazzi. Il mondo di internet è un posto non bellissimo, ma anche non propriamente sicuro. Quindi, soprattutto quando giocate con giochi dove si spendono soldi veri per avere i pet forti, e se voi avete il pet forte ottenuto con i soldi veri, state comunque sempre molto molto attenti. E alla fine di questo video vi metterò un altro video nel caso in cui siete stati hackerati, vi basterà cliccare sulla miniatura, ma voi fatemi sapere un po' se conoscevate questi scam, se mi è mai capitato di assistere a qualche scam del genere, o se siete stati scammati. Scriveteci giù nei commenti come siete stati scammati. In questo modo riusciremo ad evitare che altri dreamers vengano scammati. Condividete la vostra esperienza. E come vi dicevo prima, c'è un nuovo fantastico dreamer da salutare. Abbiamo Flavi, che ha scelto il piano dreamer di Platino. Grazie mille Flavi per esserti abbonato o abbonata al canale. Non so ancora se tu sia maschio o femmina, perché sei proprio appena abbonato. Quindi grazie mille, grazie, grazie mille. Un mega extra bacione per te. Quindi ragazzi, se avete trovato questo video utile, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, mi raccomando. E se non siete ancora iscritti al canale, vi basterà tappare qui sul pallino e poi sul tastino rosso iscriviti. Mentre qui trovate il video, sono stato hackerato, che cosa faccio, dove vi spiego tutto come fare. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video news. Ciao!